moderna ti stressa e una mappina. Buonasera, chi siete? Faccio io la prima domanda. Mi chiamo Claudio, sono qui per il mio concerto. Ok. E lei? Io mi chiamo Luca, sono qui per intervistarti. Ah, bene, io cambierei i ruoli. Ok, cambiamo. Ti vedo più come cantante che come intervistatore. Ma dai, che ci dici? Dici qualcosa di bello. Dici... Ma che vi devo dire? Io stavo qua, tanto tranquillo qua dentro, no? Che stavo facendo passare il tempo per fare il check, le cose. Voi siete venuti a farmi l'intervista. E cos'è lo swap? No. Lo swap è un'attività che stiamo facendo qui alle spalle, dove si cambiano prodotti, cioè tu vieni con una vecchia lavatrice di casa e te ne vai con una maglietta. Ok, ho capito. Allora, scambieresti una tua canzone con una canzone dei Beatles? È molto dura questa scelta. Io non la scambio. Sì, scambierei, ovviamente dovrei fare una cernita, però magari ne piglio una di quelle là alle quali sono meno affezionato, che non canto da tanti anni. E che ti prendi? Che ti prendi? Ma non lo so, forse mi prenderei Yesterday, senti a me. Sì, no, dei Beatles che mi prendo. No, io stavo pensando a che devo dare via del mio. No, una. Due sono tutte belle. È difficile trovarne una da dare. Però una magari dove c'è meno legame, guarda, sentimentale. Guarda, sì, ok. La canzone da dar via l'ho trovata. Ora mi serve quella dei Beatles. A parte gli scherzi. A cosa pensi? Come scrivi le canzoni? Ma dipende un po' dai momenti, diciamo. Quando ero più giovane le canzoni nascevano dall'urgenza di comunicare qualcosa, più o meno lo stesso fatto che provi quando devi scrivere un volantino. Infatti all'inizio noi scrivevamo i volantini per la nostra area sociale, poi ci siamo resi conto che avevano un target molto limitato, la maggior parte della gente leggeva il titolo, poi li buttava via quelli che lo leggevano. E quindi pensammo di inventarci un modo per comunicare le cose che scrivevamo in prosa, un modo un po' più, diciamo, energico, un po' più efficace per raggiungere oltre che il cervello, magari anche il cuore delle persone. E la musica da sempre ci ha aiutato a fare questa cosa. Io nasco come DJ negli anni, sul finire degli anni 80 cercavo di combattere l'edonismo reganiano e il fenomeno ultra pop del quale eravamo vittime passando musica altra, e poi col tempo ho scoperto di saperla sia scrivere che interpretare anche e questo lo sappiamo tutti. E quindi è un po' questo. Ora le canzoni vengono fuori un po' più da sole, dopo 20 anni di composizione. Mi capita alle volte di stare con la musica accesa e poi a un certo punto mi ritrovo con la penna in mano che sto scrivendo delle cose senza sapere bene cosa sto per scrivere, mentre fino a qualche anno fa dovevo avere una precisa idea di cosa stavo per scrivere. Cosa vuoi dire a tutti i ragazzi che vogliono iniziare a fare il tuo mestiere o che comunque vogliono impegnarsi nel sociale come hai fatto tu all'inizio e come fai tuttora? Sono due cose diverse, il mestiere e l'impegno sociale. Io sono riuscito per una serie di colpi di culo a farne un'unica cosa, diciamo, però non è semplice. Quello che posso consigliare a chi crede nella possibilità del cambiamento, oppure ha semplicemente bisogno di un cambiamento, anche se magari non lo crede possibile, è di essere se stessi, di non cercare di rincorrere la moda del momento, perché questo se paga, paga a termine. Essere se stessi è una cosa che alla fine non ti può tradire, perché se ti va bene ti è andata bene, ma se ti è andata male comunque sei stato te stesso, non hai perso del tempo a inseguire una cosa che poi non si è realizzata. Grazie. Un saluto a Radical Short. Ciao Veglio. Attento a chi può fermare la ruota, e chi lo può, badam bamba, chi può fermare la ruota, chi lo può, badam bamba.